Torna a Maggiore del Vallo il Bluesyland nella sua terza edizione. Quest'anno sono presenti 22 paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente allargato e 200 stand circa in giro per la città e il centro storico. Accanto a me il presidente Tumbiolo. Quale novità rispetto agli altri anni? La novità è la continuità di un'azione che è iniziata già nel 2009, quando abbiamo presentato il progetto, la filosofia, il modello della Blue Economy. Tutti questi paesi, i rappresentanti di tante nazioni vengono qui, sono veramente numerosi, per studiare insieme a noi un modello di sviluppo che interessa non solo il sistema ittico conserviero, non solo le filiere agroalimentari, ma interessa il pianeta, perché il tema è nutrire il pianeta. Per questa ragione l'Expo di Milano ha dato questo suo patrocinio e l'alto patrocinio di tante entità, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, la Regione Siciliana e tante altre istituzioni che guardano con interesse e studiano insieme a noi un possibile modello di sviluppo che parte dalla Sicilia, che parte, se mi permettete, anche da qui, da questo contesto speciale che è quello di Mazara del Vallo, della Casba, del suo centro storico, della sua attività attrattiva di dialogo e soprattutto di accettazione dell'altro. Scambi commerciali ma anche cooperazione proprio per lo sviluppo, in che modo? Sono previsti tanti B2B, così si chiamano, questi incontri fra operatori di varie nazioni, di varie istituzioni commerciali, penso alle grandi catene di distribuzione, ma anche ai piccoli buyer, cioè coloro i quali sono interessati ad acquistare i prodotti di nicchia, i prodotti che identificano il territorio, i prodotti che sono la vera identità di un territorio. Immaginate quante specialità la Sicilia, fra tutte le regioni del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, ne possiede. La Sicilia in questo caso ha il dovere di essere protagonista. Speriamo che partano buoni affari anche in questa circostanza, perché siamo molto soddisfatti dei risultati delle precedenti edizioni. Ovviamente, data la partecipazione di alto profilo di quest'anno, immaginiamo che si farà ancora molto di più. Accanto a me Umberto Vattani, oggi modererà l'incontro che parla di cooperazione blu, scambi commerciali, nuovi scenari internazionali. Verso dove si va appunto per gli scambi commerciali all'interno del Mediterraneo? Si andrà molto lontano, perché da questa città che ha circa 50.000 abitanti si guarderà al mondo intero. Basta guardarsi intorno e vedere quanto siano numerose le rappresentanze di paesi che contano anche sotto il profilo della pesca: la Nigeria, il Ghana, la Costa d'Avorio, il Gabon, la Guinea, il Senegal per quanto riguarda l'Africa. Guardiamo al Mediterraneo e c'è la Mauritania, l'Algeria, la Libia, la Tunisia, l'Egitto, paesi con i quali noi abbiamo sempre commerciato. Guardiamo dall'altra parte e vediamo che perfino le Maldive e altri stati del Pacifico sono presenti tra noi. Cosa eccezionale! Come fa Mazara a attirare come un magnete, come una calamita, paesi così diversi, così distanti da noi? Soltanto per le sue capacità, per il fatto di avere un distretto della pesca così attivo, avere i pescatori più bravi del Mediterraneo, quelli che hanno fatto capire ai paesi vicini a noi che è inutile farsi la guerra, dobbiamo collaborare insieme e solo collaborando insieme e accettando gli altri, come fate voi del resto qui, che siete la città forse più ospitale di tutta l'Europa, come fare per studiare insieme i modi nuovi per rendere il pescato più produttivo, fare in modo di mantenere e conservare quello che si pesca e far sì che insieme possiamo dare a tutti questi paesi, al nostro per primo, ma anche a questi altri paesi,
un livello di vita ancora più felice di quello che abbiamo raggiunto. In un momento di crisi come quello che sta vivendo l'Europa, cosa di meglio che vedere quanti amici contiamo nel mondo? Ora un gesuita di valore, il padre Matteo Ricci del Seicento, che si è recato in Cina, pubblicò, dopo aver imparato il cinese, un libro che si intitolava De Amicizia, sull'amicizia, e sosteneva che un paese può fare a meno di grossi capitoli di bilancio, può perdere qualche territorio, può trovarsi senza gli eserciti che vorrebbe avere per la sua difesa, ma non può fare a meno di amici. E questo messaggio, che risale a 400 anni fa, è valido oggi come era valido ieri, e mi pare che Mazara del Vallo lo esprime con questa simpatia, con questa vitalità, con questa straordinaria creatività siciliana nel modo migliore.